E abbiamo, in questo modo ci concentriamo su alcuni dei scenari caldi, decisivi e anche un po' meno conosciuti. Questo è il caso dell'India, di cui parliamo oggi. Abbiamo qui Lorenza Quarone, grazie di cuore, Lorenza, per essere Grazie a qui voi. con noi. Tra l'altro non è la prima volta che vieni qui, come dire, comunque adesso precisiamo. Volevo dire questo, in realtà l'India curiosamente è poco conosciuta nel nostro dibattito pubblico. Guarda, lo vedo nella nostra attività, ragioniamo spesso sull'India come terra delle grandi tradizioni culturali, delle grandi religioni, abbiamo, come dire, un mare di persone che sono in grado di ragionare e discutere attentamente di questo. E invece c'è una grande opacità sull'India come grande superpotenza mondiale. Della Cina sappiamo tantissimo, ne discutiamo in continuazione, la Cina è protagonista dello scenario mondiale e via dicendo, l'India resta un po' in ombra, eppure si tratta di un'altra realtà decisiva. Se non vado errato, Lorenza, correggimi, l'India ha 1 miliardo e 250 milioni di persone. Sì. Si sta, data la dinamica demografica, preparando a diventare il primo paese al mondo per popolazione. Una densità abitativa spaventosa, spaventosa. Insomma, e un tasso di crescita, diciamo, non indifferente. Quindi ci sono tanti motivi per dire che siamo in presenza di un paese, peraltro, molto armato, potenza atomica da molti anni, con un ruolo molto rilevante in un'area del mondo, insomma, sono tutti elementi per dire che è una grande potenza su cui dobbiamo metterci la testa seriamente, eppure resta un po' in penombra, opaca, poco conosciuta, le sue dinamiche interne, conosciamo dell'India, soprattutto dell'India politica, l'epopea della indipendenza, i protagonisti di quella stagione, e invece della stagione che ormai non da pochi giorni, ma da un po' di tempo, perché è cominciato verso gli inizi degli anni 90 il dominio del Bharat Janata Party, no? Quindi c'è ormai 25 anni che c'è questo fenomeno. C'è, come dire, una grande ombra, qualcosa che si conosce poco. È il caso invece di capire perché sono accadute lì vicende di enorme importanza ed è questo di cui vogliamo cercare di discutere oggi. Io ringrazio tantissimo Lorenza di aver accettato Grazie a di voi. affrontare questa cosa. Lorenza è un avvocato. È un giurista, si è occupata anche di diritto Di indiano, diritto comparato, sì. diritto comparato indiano, e in realtà però, oltre a svolgere la sua professione, collabora anche con l'università, il Dipartimento di Mediazione Culturale, quindi hai anche un insegnamento in quella sede. Come dire, a te la parola, per entrare Grazie, nel merito. grazie, grazie per essere venuti. Allora, l'India, la superpotenza dell'Asia meridionale, si sente bene così? Sì. Superpotenza sicuramente, perché il prossimo aprile, maggio 2019, verranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento indiano più di 818 milioni di persone. Sono appunto sono cifre sempre rilevanti. Diciamo che quasi la metà delle persone che ci sono sul pianeta, se vive in una democrazia, vive in India, visti i numeri che sono anche stati appena citati. Superpotenza poi nel terziario, nel settore dei servizi. L'India è diventata un centro di riferimento per il cosiddetto business process outsourcing, cioè servizi che vengono esternalizzati, non solo il customer care, non solo il rapporto con i clienti, la gestione dei clienti, ma anche servizi legali, servizi di gestione delle risorse umane. Sono tantissimi i servizi che appunto possono essere esternalizzati in India ad aziende indiane o magari ad aziende in parte controllate da aziende americane, inglesi o straniere. Comunque nella nostra conversazione, quello che vorrei un po' ripercorrere è il percorso che ha fatto l'India, diciamo,
dall'indipendenza, diciamo, ad oggi. Sì, parleremo della contemporaneità, ma direi che occorre un po' tracciare il percorso che ha fatto l'India e come anche si è sviluppata la politica in India. I partiti che sono emersi, perché sì, ci sono due grandi partiti. La prossima, la campagna elettorale, che è già in corso ma che osserveremo nei prossimi mesi, sarà particolarmente competitiva. Si fronteggeranno sicuramente il congresso, il partito storico che si è sviluppato dal movimento che ha portato alla lotta per l'indipendenza, alla conquista dell'indipendenza poi, e il Bharatiya Janata Party, il partito popolare indiano, il partito che è adesso al potere. Nel 2014, quando David Cameron ha chiamato il primo ministro Narendra Modi per fargli le congratulazioni, gli ha detto che era l'uomo politico più votato nell'universo, ed era vero, perché il risultato elettorale del 2014 è stato molto schiacciante per il congresso, molto favorevole al BJP. Comunque ripercorreremo anche le varie tappe, come è andato l'andamento della politica in India. Quando si sono sviluppati a metà degli anni 90, si sono poi sviluppati anche partiti più piccoli, partiti minori, che hanno dato un impulso allo sviluppo del federalismo e hanno appunto anche permesso di realizzare un federalismo a più livelli. Poi parleremo di come l'India si è aperta alle politiche neoliberali che le sono state un po' imposte, anche perché la crisi finanziaria che si era determinata nel 91 ha fatto sì che l'India dovesse chiedere dei prestiti alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, e che dovesse per forza intraprendere un percorso nel senso della politica un po' egemone nel mondo, comunque nel senso di riforme, dell'introduzione di riforme neoliberiste che erano già cominciate a metà degli anni 90, a metà degli anni 80, ma che poi si sono rinvigorite. Senz'altro Modi è un promotore vigoroso delle riforme della crescita. Quello che ha promosso nella campagna elettorale del 2014 erano crescita, vikas e acedin, benessere per tutti. Vedremo poi se veramente gli elettori sono soddisfatti e se i cittadini indiani ritengono che abbia mantenuto le promesse elettorali che aveva fatto. In questi giorni si sono tenute le elezioni per i parlamenti di alcuni stati, proprio dal 28 novembre al 7 dicembre. Hanno votato diversi stati indiani, tra cui il Rajasthan, il Madhya Pradesh. Li ho messi qui perché l'India è una federazione, ci sono 29 stati, ma magari non subito viene in mente la collocazione geografica. Il Chhattisgarh, uno stato relativamente nuovo perché è stato fatto negli anni 2000, un altro piccolo stato che è il Mizoram, il Telangana, lo stato più recente che si è staccato pochi anni fa dall'Andhra Pradesh. E le elezioni di questi stati sono abbastanza interessanti da osservare, perché hanno un po' portato a un ribaltamento della scena politica, in quanto il congresso ne è uscito rinvigorito, anche in stati in cui invece era al potere il Partito Popolare Indiano già da diverse legislature, però invece sono ritornati al congresso. Quindi il sistema maggioritario appunto assicura un'alternanza e una dinamicità sempre abbastanza vistosa. Comunque adesso non parliamo dell'India antica, però già una riflessione sulla storia dell'India, su quella popolazione che si è insediata in India intorno al 1500 avanti Cristo. Non c'è una data univoca dell'inizio della storia dell'Asia meridionale. Comunque già una riflessione appunto su come si sia insediata quella popolazione che parlava una lingua indoeuropea, che poi è divenuto il sanscrito, ci porta a cogliere delle implicazioni ideologiche e politiche, perché secondo una prima teoria
quella popolazione si sarebbe insediata sul territorio del subcontinente in seguito a un'irruzione violenta, a una conquista. E questo spiegherebbe, anche se forse in maniera un po' semplicistica, ma un fenomeno che è caratteristico della società tradizionale indiana, che è il fenomeno delle caste. La società tradizionale indiana è divisa in gruppi: i bramani, che sono gli intellettuali, i sacerdoti, i consiglieri di re, poi i guerrieri, i commercianti, i servitori delle altre caste, che sono il quarto varna, quello al di sotto, e poi marginalizzata e al di fuori di questa struttura c'è un'altra comunità, la comunità dei cosiddetti ex intoccabili. Dico ex perché la Costituzione che si è data l'India indipendente all'articolo 17 abolisce l'intoccabilità. Ecco, la teoria dell'irruzione violenta spiegherebbe perché ci sarebbe questa comunità addirittura ai margini, perché sarebbe la popolazione autoctona rispetto agli invasori che sarebbe stata marginalizzata e messa da parte. C'è poi però ci sono altri studiosi che ritengono che non ci sia stato un insediamento per via di una conquista, ma una migrazione pacifica dovuta probabilmente ad un fatto meteorologico, un'alluvione che avrebbe determinato una disponibilità di un territorio che si sarebbe trovato a non essere popolato. Ma è la terza teoria, quella che ha più implicazioni ideologiche e politiche, è quella che ritiene che quella popolazione indoaria che parlava il sanscrito fosse autoctona dell'India, quindi i veri figli della nazione sarebbero soltanto gli Hindu, gli altri musulmani, cristiani sarebbero stranieri. E questa è la teoria forse più parallela, più conforme alle istanze del Partito Popolare Indiano, ed è per questo che diciamo che ha più connotazioni politiche e ideologiche. Sì, perché l'India è stato un avvicendarsi appunto di culture, di popolazioni, di domini. Ci sono state incursioni da parte dei popoli arabi, poi nel 1200 d.C. si è insediato il sultanato, poi nel 1500 la dinastia Mughal, e poi c'è stata la presenza degli europei, prima partner commerciali, poi la dominazione politica con l'impero anglo-indiano. E poi alla fine dell'Ottocento alcuni intellettuali indiani hanno cominciato a chiedere una partecipazione nell'amministrazione del loro paese. E sono stati emanati dei provvedimenti legislativi nel 1919 e poi un altro nel 1935, che sono un po' stati due pilastri nel percorso verso la conquista dell'indipendenza. Tra i due provvedimenti negli anni 30 si sono tenute a Londra le cosiddette conferenze della Tavola Rotonda, che erano finalizzate a far partecipare rappresentanti delle comunità indiane alla stesura di un documento che servisse come costituzione per il subcontinente, che all'inizio sembrava che dovesse diventare un territorio dotato di autogoverno, poi invece richiedeva proprio l'indipendenza. Negli anni 30 si sono tenute queste conferenze. Gandhi era stato scarcerato apposta da Lord Darwin perché potesse parteciparvi. Non era rimasto molto soddisfatto il Mahatma del dibattito che si svolgeva a Londra alle conferenze della Tavola Rotonda, perché riteneva che fosse poco proficuo, perché i rappresentanti delle comunità indiane erano troppo parcellizzati, e troppo, secondo la logica del divide et impera, c'era una partecipazione frammentaria. Per questo non aveva ritenuto quel dibattito utile. In ogni caso, il viaggio a Londra era stato un successo, perché con il suo carisma il Mahatma era riuscito davvero a convincere gli operai tessili del Lancashire, che avevano perso il lavoro
per la sua politica di boicottaggio dei prodotti coloniali, perché i britannici prelevavano le materie prime dall'India, ma le facevano lavorare poi in Inghilterra e le riproponevano sul mercato indiano. Questo stava indebolendo, praticamente distruggendo, impedendo lo sviluppo dell'industria indiana. Per questo Gandhi praticava una politica di boicottaggio dei tessuti inglesi, dei tessuti, e si vestiva con quell'abito tradizionale, no, che si tesseva da solo con un meccanismo tradizionale. Aveva partecipato alle conferenze della Tavola Rotonda anche Bhimrao Rampji Ambedkar, che sarebbe stato poi nell'India indipendente il presidente dell'Assemblea Costituente. Bhimrao Rampji Ambedkar era un uomo che aveva conosciuto l'ostracismo, la discriminazione fin dall'infanzia, perché apparteneva alla comunità dei cosiddetti intoccabili. Da bambino non consegnava direttamente i suoi compiti al maestro a scuola, perché il maestro era un bramano e il contatto avrebbe potuto renderlo impuro. Al villaggio il barbiere non gli tagliava i capelli. Insomma, è stato soltanto grazie alla sua intelligenza straordinaria, alle sovvenzioni del Maharaja di Baroda, che è riuscito a conseguire titoli prestigiosi in istituzioni accademiche indiane e anche straniere, un PhD in economia alla Columbia University e poi il titolo di barrister, avvocato, che in Inghilterra significa avvocato abilitato a patrocinare davanti alle alte corti, presso il Grace Inn di Londra. Ecco, Ambedkar era andato alle conferenze della Tavola Rotonda come rappresentante della sua comunità, per cercare di fare qualche cosa, di ottenere qualche riforma che permettesse di rimuovere le condizioni di disagio in cui versavano molti cittadini che appartenevano a queste comunità svantaggiate. Vedremo poi nel prosieguo della nostra conversazione come l'India moderna ha affrontato poi il problema. Ecco, nel 1932 si era creato però un certo contrasto con, anzi un forte contrasto con il Mahatma, con Gandhi, perché Ambedkar e Gandhi avevano visioni diverse del problema delle caste, del problema dell'intoccabilità. Per il Mahatma la questione andava risolta nella dimensione sociale, cambiando la mentalità della gente. Per Ambedkar invece bisognava che ci fossero dei provvedimenti legislativi, non si aspettava nessun regalo dalle caste alte, ma dei provvedimenti legislativi che rimuovessero quella situazione. Quando aveva ottenuto dagli inglesi gli elettorati separati, in modo che gli appartenenti alla casta degli intoccabili votassero con più peso nelle assemblee legislative, però Gandhi si era buttato in un digiuno che lo aveva molto debilitato. Ambedkar non aveva poi potuto che fare altro che accettare un compromesso, rinunciare agli elettorati separati nel 1932, il cosiddetto patto di Pune. Comunque poi le cose si evolvono nel senso che tra il 1937 e il 1940 si era determinata quella frattura tra il congresso, il partito del congresso e la Lega Musulmana, che sarà prodromica della creazione del Pakistan. Infatti nel 1947 nascono le due nuove nazioni, India e Pakistan. Pochi mesi dopo dalla conquista dell'indipendenza, che è il 15 agosto del 1947, si insedia l'Assemblea Costituente, cominciano i lavori per la redazione di una Costituzione che fa riferimento a quei due provvedimenti legislativi che erano stati emanati durante il periodo coloniale, per l'assetto federale, per questioni come per esempio l'istituzione di una Corte Suprema, e poi guarda come modelli a tutte le Costituzioni del mondo. Per i diritti fondamentali, che sono il diritto all'uguaglianza, il diritto alla libertà di parola, il diritto a praticare il proprio credo religioso, il diritto di formare delle assemblee, delle associazioni. Ecco, la Costituzione indiana ha attinto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America.
sono le norme che vanno dall'articolo 12, il diritto all'uguaglianza è il più importante, all'articolo 35. Seguono poi le directive principles, cioè delle norme che dovevano indicare al legislatore ordinario degli obiettivi che lui avrebbe dovuto perseguire nell'emanazione delle leggi, come assicurare un salario dignitoso a tutti i lavoratori, proteggere l'ambiente. E queste però erano norme che non potevano essere azionate davanti ai tribunali. Ma secondo Ambedkar, nell'India democratica, con il potere di voto, i cittadini avrebbero poi deciso se chi era stato al governo aveva effettivamente o no realizzato questi principi. Inizia però, si sarebbe poi verificata una sorta di contrasto tra le norme programmatiche e i diritti fondamentali. Vedremo come, sia nel periodo Nehruviano che in quello poi della figlia di Nehru, quando è diventata primo ministro, Indira Gandhi. Comunque abbiamo detto i diritti fondamentali, queste norme programmatiche, poi l'India è una federazione, anche se Ambedkar non aveva voluto usare la parola federazione nel testo della Costituzione, perché aveva paura che a qualcuno gli venisse in mente qualche istanza di carattere secessionista. L'India si era formata nel momento in cui c'era in corso una guerra intercomunitaria, con la creazione del Pakistan si erano manifestati fortissimi disordini, poi anche Gandhi è stato assassinato. E comunque non aveva voluto usare la parola federazione, ma soltanto unione di stati. Poi il federalismo però è comunque avanzato, gli stati sono aumentati da 15, adesso sono 29, e c'è stata poi una riorganizzazione del territorio negli anni 50, e lì si è ridisegnato il territorio dell'India su base linguistica. Gli stati invece che sono stati fatti più di recente, forse non è tanto il criterio linguistico quello che è prevalso. Comunque un sistema bicamerale imperfetto, c'è una camera bassa che è eletta dai cittadini, sono le elezioni della camera bassa, quelle che si terranno nella primavera del 2019. Nel 2019 i cittadini eleggeranno la Lok Sabha, la House of People, che ha sede a Delhi, dell'India. Poi c'è una Camera Alta che si rinnova periodicamente con il voto dei rappresentanti degli stati. 543 sono i membri della Lok Sabha, gli stati più popolosi ne esprimono naturalmente di più, gli stati meno popolosi esprimono meno seggi. Per esempio l'Uttar Pradesh, che è uno stato quasi 200 milioni di persone, esprime 80 seggi per la Lok Sabha. E diciamo che la strada per un posto in Parlamento a Delhi passa per l'Uttar Pradesh. Nel 2014 il BJP, la sua alleanza, hanno ottenuto 73 seggi di quegli 80 seggi. Capite come è stata schiacciante la vittoria del BJP nel 2014. L'Uttar Pradesh ha tenuto le sue elezioni statali nel 2017 all'inizio, e anche lì si è riconfermata un'inclinazione per il BJP molto consistente, molto, molto forte. Ma comunque, per continuare nel nostro excursus storico della democrazia indiana, volevo accennare al periodo nehruviano, che era stato caratterizzato, l'idea era quella di introdurre delle riforme agrarie, l'idea di Nehru, che cercassero di limitare un po' le grandi proprietà terriere, i grandi latifondi che erano
appunto possedimenti enormi, anche di 500 acri, in nome di un'idea del collective farming, appunto per assicurare che ci fosse più rapporto tra coloro che effettivamente coltivavano la terra e lo sfruttamento dei diritti sulla terra. Quindi erano stati fatti degli espropri, ma questi espropri venivano poi regolarmente impugnati davanti alle corti di giustizia, sia perché sembrava che non rispettassero il diritto a detenere proprietà privata, che quando è stata emanata la Costituzione nella versione originaria era previsto tra i diritti fondamentali. Nel 1978, poi con il 44esimo emendamento, ha perso questo status. È ancora previsto dalla Costituzione indiana il diritto a detenere proprietà privata, ma non è più un diritto fondamentale. Ma poi l'altro diritto che sembrava venire in gioco era quello del diritto all'uguaglianza, perché gli indennizi non sembravano applicare criteri conformi e quindi sembrava che ci fosse una lesione del diritto all'uguaglianza. Beh, si inquadra nelle contestazioni alla Social Revolution il caso giudiziario della signorina Dorai Rajan. La signorina Dorai Rajan era una studentessa brahmana che il 7 giugno del 1950 si vede negare l'accesso alla facoltà di medicina della città di Madras, nel Tamil Nadu, in uno stato del sud dell'India, nonostante i suoi indiscussi meriti scolastici. Questo avviene perché la legislazione di quello Stato ha previsto, come era previsto nella Costituzione, che ci fossero delle quote riservate per quelle comunità come ex intoccabili e tribali. Questa è un'espressione che c'è nella Costituzione e forse non piacerebbe a un antropologo: sono gli abitanti delle foreste che vivono in zone marginalizzate e che fruiscono di queste misure di discriminazione positiva, che oggi suscitano ancora un ampio dibattito in India. Negli anni 50 comunque si verifica questo caso giudiziario, perché la legislazione del Tamil Nadu, siccome escludeva, cioè limitava le quote accessibili, perché doveva assicurare l'accesso agli appartenenti a quelle comunità, era accaduto appunto che questa studentessa fosse stata non accettata all'università. La studentessa, o meglio forse la famiglia della studentessa, si rivolge ai tribunali e l'avvocato della studentessa, della famiglia, sostiene che c'è stata una lesione di uno dei diritti fondamentali, quello contenuto nell'articolo 29 della Costituzione indiana, che prevede che a nessun cittadino possa essere negato l'accesso ad un'istituzione scolastica per via della casta di appartenenza. L'avvocato, la controparte, l'avvocato che cerca di sostenere la legittimità della legislazione statale, fa leva su una norma programmatica, l'articolo 46, che dice che lo Stato deve promuovere delle misure appunto per cercare di migliorare le condizioni degli strati più deboli della popolazione. E i tribunali però daranno ragione alla ricorrente. Occorrerà poi nel 1951 introdurre un emendamento alla Costituzione, un quarto capoverso nell'articolo 15, l'articolo sull'uguaglianza, che recita che quello che è previsto dall'articolo 29, che appunto dice che nessun cittadino può essere negato l'accesso a un'istituzione scolastica in base alla casta di appartenenza, non può delegittimare quello che viene introdotto in nome dell'articolo 46, cioè il principio per cui lo Stato deve promuovere un miglioramento delle condizioni delle socially and educationally backward classes, cioè delle classi svantaggiate. La questione negli anni 50, come era previsto dalla Costituzione, erano state introdotte delle misure di discriminazione positiva
per gli ex intoccabili e tribali. Si era poi insediata una commissione, la commissione presieduta da Kaka Kalelkar, che doveva identificare quegli altri gruppi, perché la protezione della Costituzione, cioè la Costituzione prevedeva che ci fossero queste azioni di discriminazione positiva che riservavano a queste comunità svantaggiate posti nelle istituzioni scolastiche e anche posti di lavoro negli enti pubblici. Questo doveva essere per gli ex intoccabili, i tribali, e poi la Costituzione diceva che bisognava identificare quali fossero le altre comunità svantaggiate, perché c'erano degli altri gruppi che erano in quelle condizioni, le other backward classes. La Commissione che si era insediata ai tempi di Nehru aveva poi presentato le sue conclusioni, ma Jawaharlal Nehru, che appunto era stato uno dei leader del movimento del congresso ed è stato poi primo ministro nell'India indipendente fino praticamente fino alla sua morte, la metà degli anni 60, ecco, aveva identificato molti gruppi da ritenersi come svantaggiati la commissione. Nehru però si era limitato a dettare delle linee guida agli stati che erano competenti a legiferare sulla materia, perché la competenza legislativa è suddivisa dalla Costituzione fra potere centrale, il Parlamento di Delhi, e invece poi alcune materie sono lasciate ai singoli stati. E poi però la questione è andata avanti, vedremo poi come. Intanto, per ritornare al nostro breve excursus sullo sviluppo della democrazia, in India, dopo, la morte di Nehru, non subito peraltro, ma, diventerà poi primo ministro la figlia di Nehru, Indira Gandhi. E nel periodo in cui è primo ministro Indira Gandhi, diciamo che si accentua un po' quel contrasto tra diritti fondamentali e directive principles, norme programmatiche, in un dibattito che secondo me ha anche una connotazione ideologica, politica. Indira Gandhi introduce altre riforme agrarie, la Green Revolution, che prevede la produzione di insetticidi, pesticidi, fertilizzanti chimici, ma anche la possibilità di accesso a questi prodotti per i piccoli agricoltori tramite finanziamenti agevolati. Indira Gandhi prevede poi un'espansione del settore pubblico nell'economia, creando un sistema di licenze ed autorizzazioni che controllano l'iniziativa economica privata. Si presenta nel 71, nel 1971 alle elezioni con lo slogan Garibi Hatao, liberiamoci della povertà. Liberiamoci di Indira, le risponde l'opposizione. Comunque la Green Revolution è senz'altro, si allinea a questa idea di cercare appunto di promuovere un miglioramento delle condizioni dei ceti agrari. Nel 1975 però inizia un momento molto buio per la democrazia indiana, perché un giudice del tribunale di Allahabad, una località dell'Uttar Pradesh, dichiara illegittima l'elezione di Indira Gandhi perché vi ravvisa un'ipotesi di corruzione. Indira Gandhi risponde proclamando lo stato di emergenza, una misura che era prevista nella Costituzione quando fosse incipiente l'insurrezione pubblica, quando appunto si fosse sull'orlo praticamente di una guerra civile. Ho letto che nella notte viene tolta la corrente elettrica perché i giornali non possano andare in stampa il giorno dopo. L'emergenza permette di limitare i diritti fondamentali, di controllare la stampa, insomma, è un momento buio della democrazia in India e senz'altro anche per esempio i termini per la carcerazione preventiva possono essere estesi. Quando il Times of India riprende ad andare in stampa qualche giorno dopo, pubblicherà l'annuncio funebre di un certo Democracy, Democracy, padre amato di verità,
no, fratello, cioè scusate, marito di verità, padre di libertà, fratello di speranza e giustizia. Nel 77 poi cessa il periodo dell'emergenza, vengono indette nuove elezioni, l'elettorato però questa volta punisce Indira Gandhi e va al potere il partito dell'opposizione, il Janata Dal, che non durerà però molto perché si creerà poi una situazione nel 1980, c'è cioè una crisi di governo e si andrà nuovamente alle elezioni. E dopo lì Indira Gandhi ritornerà al governo e sarà di nuovo primo ministro. Intanto la questione delle caste, quella appunto, certo, creare delle differenze è proprio di tutte le società, è un truismo antropologico, però in India si è manifestata in maniera particolarmente pregnante. L'antropologo francese Louis Daumont fa proprio perno sulle caste per fare la sua analisi della società tradizionale indiana. Ecco, durante la parentesi di potere del partito Janata si era insediata un'altra commissione, la commissione Mandal, che doveva rivalutare la questione di quali erano effettivamente i gruppi svantaggiati, cioè quantificare le other backward classes e capire di che misure dovevano fruire per cercare di rimuovere le condizioni di disagio sociale in cui versavano. La commissione aveva identificato più di 3.000 gruppi svantaggiati e proponeva di riservare agli stessi una quota del 27%, che andava a sommarsi a quella del 22,5% già riservata agli ex intoccabili e ai tribali, e doveva appunto consistere in posti nelle istituzioni scolastiche statali, negli enti pubblici, nelle società partecipate. Indira Gandhi forse non fa neanche tanto in tempo ad analizzare la questione perché la commissione Mandal conclude i suoi lavori nel 1980. Indira Gandhi verrà assassinata il 31 ottobre del 1980 dalle sue guardie del corpo Sikh. Rajiv Gandhi, il figlio di lei, il figlio rimasto perché l'altro figlio, Sanjay, era stato vittima di un incidente aereo, pilotando un suo aereo, ecco Rajiv Gandhi che giura lo stesso giorno dell'assassinio della madre come primo ministro che si presenterà poi dopo pochi mesi alle elezioni raccogliendo un fortissimo consenso popolare. Questa volta i cittadini onorano la memoria di Indira Gandhi e poi forse Rajiv Gandhi effettivamente piace. Lui si faceva portatore dell'idea nuova di una società senza classi e senza caste, per cui le conclusioni della commissione Mandal erano destinate ad essere accantonate, a rimanere come un'arma carica in un cassetto a disposizione di qualche politico più spregiudicato che avrebbe dovuto succedersi, questo dice Dorazio Flavoni nella sua Storia dell'India. Infatti nel 1990 vengono riesumate, perché c'è una situazione che sta determinando una potenziale crisi di governo, occorre fare delle concessioni a certe comunità agrarie e così vengono riesumate le conclusioni della commissione Mandal. La questione della politica che si basa sulla casta di appartenenza, delle azioni della discriminazione positiva, fa un po' da sfondo al romanzo pubblicato alla fine degli anni 90, I Romantici di Pankaj Mishra, che parla di uno studente, che appunto è un bramano, e che all'Università di Benares. Il primo giorno, quando incontra i suoi compagni, subito gli viene detto: tu sei un bramano, sei qui per studiare, devi solo pensare a studiare. Poi, insomma, vede le armi nelle stanze, nelle camere dei suoi compagni e percepisce questa tensione che fa un po' da sfondo a tutto il romanzo. Comunque, la questione poi ha suscitato della reservation policy, forte malcontento, perché le caste alte sentivano che la percepivano come qualcosa di contrastante alla meritocrazia e quindi ne combattevano i principi che c'erano alla base.
Nel 1992 si è espressa in merito la Corte Suprema, che di fatto ha avallato le conclusioni della Commissione Mandal, cioè ha detto che effettivamente bisogna riservare il 27% a quelle other backward classes, che però bisogna andare a verificare anche la situazione dell'individuo. Cioè se l'individuo, pur appartenendo a quelle comunità svantaggiate, però non versa in condizioni di disagio sociale, non gli si devono appunto applicare le misure della discriminazione positiva, non si deve appunto consentirgli quell'accesso nelle università, nelle scuole. Come si determina il disagio sociale? Beh, la Corte Suprema ha scelto un po' il criterio più banale, cioè il reddito individuale e familiare. Non era forse l'unico criterio, perché non è che i poveri sono poveri solo perché non hanno soldi, ma contano anche le possibilità di istruzione, le possibilità di lavoro. Però insomma la Corte Suprema ha avallato un po' il criterio del reddito. Continuando comunque nel nostro excursus, nel periodo poi di Rajiv Gandhi hanno cominciato, anche se in maniera meno vigorosa che negli anni 90, ma a essere introdotte quelle misure in senso neoliberista, che poi nel 91 sono state adottate, hanno caratterizzato la economic policy dell'India. Nel 91 si è prodotta una crisi finanziaria molto grave per l'India, l'aumento del prezzo del petrolio, il crollo del muro di Berlino, lo smaltellamento dell'Unione Sovietica, che era un partner commerciale molto importante per l'India, hanno portato a una crisi finanziaria per cui l'India stava addirittura per perdere le sue riserve in valute pregiate. Il governo di Narasimha Rao ha dovuto chiedere dei prestiti alle istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, che gli hanno concessi, però l'India ha dovuto in seguito a questo intraprendere la via delle riforme in senso neoliberista, quindi smaltellare quel sistema di autorizzazioni e licenze che era stato creato per controllare l'iniziativa economica privata, ridurre il settore pubblico, la presenza del settore pubblico nell'economia con le privatizzazioni, cercare di attrarre il più possibile gli investimenti esteri, consentendo agli investitori stranieri di detenere anche nelle società che dovevano poi, appunto in quelle imprese che avrebbero poi, che si sarebbero poi concretizzate in nuovi stabilimenti, negli investimenti degli stranieri, degli imprenditori stranieri, ecco, si ammetteva che anche potessero detenere la maggioranza del capitale in quelle società, addirittura il 100% se erano investimenti giudicati prioritari. E così anche oggi il governo indiano valuta diversamente la produzione di bevande alcoliche rispetto a un investimento che serve per ridurre l'inquinamento. Chiaramente è il secondo, che non è che il primo non sia ammesso, però è il secondo che viene favorito con agevolazioni fiscali, con possibilità di detenere quote di maggioranza addirittura il 100%. Insomma, ci sono investimenti prioritari per i quali viene steso un vero e proprio tappeto rosso agli imprenditori che possono essere in grado di realizzare questo tipo di investimenti. Comunque dal 91 ad oggi c'è stato un avvicendarsi di diverse coalizioni, perché è successo che dalla metà degli anni 90 hanno cominciato ad avere peso e consistenza anche i partiti minori, non solo i grandi partiti, il Congresso e il BJP, ma hanno acquisito peso dei partiti che veicolavano le istanze di comunità oppure di regioni. Per esempio il Bahujan Samaj Party, che è stato fondato a metà degli anni Ottanta, il loro simbolo è un elefante, rappresenta le istanze dei Dalit, della comunità degli ex intoccabili.
Un altro esempio è il Samajvadi Party, il cui simbolo è una bicicletta, rappresenta le istanze delle other backward classes. Era particolarmente forte in Uttar Pradesh prima del 2017, prima delle elezioni statali, era al potere. È il partito di Richa Singh, di cui parla uno dei saggi che ho indicato nella bibliografia, che ho visto che avete già pubblicato, di Snitka Poonam, Dreamers, i millennial indiani che cambieranno il mondo. Richa Singh è una studentessa dell'Università di Allahabad in Uttar Pradesh che diventa rappresentante degli studenti. La politica, infatti, a livello universitario è particolarmente importante perché è un trampolino di lancio per la politica a livello statale e poi addirittura a livello nazionale. Comunque hanno di solito simboli abbastanza riconoscibili e semplici, perché in passato dovevano essere riconoscibili anche dalle persone analfabete. Degli occhiali, una bicicletta, l'elefante, il muso di una tigre. Insomma, hanno il BJP ha come simbolo il fiore di loto, la mano, il partito del congresso. Quindi dicevamo, questi partiti minori, questi partiti più piccoli hanno acquisito peso e dopo hanno partecipato a delle coalizioni di governo. La National Democratic Alliance, quella cappeggiata dal BJP, e la United Progressive Alliance, quella cappeggiata dal Congresso. Partiti quindi regionali, locali, che acquisiscono sempre più potere. Ma questo ha avuto negli anni 90 anche un riflesso sull'assetto dello Stato, perché si è sviluppato il cosiddetto federalismo a più livelli, cioè anche degli enti pubblici locali hanno acquisito più poteri e competenze. Così è stato, per esempio, per un ente pubblico rurale che all'origine, nel momento in cui è entrata in vigore la Costituzione, nel 1950, era soltanto previsto come norma programmatica. È la Panchayat, che deriva il suo nome dagli antichi consigli di villaggio degli anziani. Panchayat vuol dire consiglio dei cinque, Panch in Hindi vuol dire cinque, Punjab è la terra dei cinque fiumi, Punch è quella bevanda così apprezzata che facevano gli indiani, così alcolica, così apprezzata dagli inglesi nei tempi del colonialismo. Ecco, questo ente rurale nel 1992-1993 è stato riformato e gli è stato dato particolare impulso da semplice norma programmatica, perché Ambedkar non piaceva tanto l'autogoverno dei villaggi, considerava il villaggio proprio un'istituzione dominata dal provincialismo e dalla casta. Come concessione ai gandhiani avevano previsto tra le norme programmatiche che ci fosse l'autogoverno dei villaggi, ma è stato soltanto negli anni 90 che si è dato impulso a questo istituto, regolandone le competenze e rendendo obbligatoria la consultazione elettorale per l'insediamento delle stesse. Per farvi un esempio del tipo di competenze che poi gli stati possono demandare a questi enti rurali, alle panchayat, volevo ricordare un caso giudiziario di cui si è parlato qui qualche anno fa alla Casa della Cultura nel corso di un pomeriggio sui problemi dell'acqua nel mondo. Perché è successo che una panchayat dello Stato del Kerala aveva negato il rinnovo all'autorizzazione allo sfruttamento delle risorse idriche di un certo territorio dove c'era uno stabilimento appartenente ad una società del gruppo Coca-Cola, un po' il simbolo della globalizzazione, perché succedeva che si manifestava una scarsità di acqua in superficie, perché l'azienda prelevava, la tecnologia oggi permette di prelevare quantità molto consistenti di acqua dall'acqua falda acquifera, prelevava delle notevoli quantità di acqua dal sottosuolo.
appunto l'azienda poi si era rivolta ai tribunali quando si era vista negare l'autorizzazione a continuare appunto questo processo produttivo. Il tribunale aveva deciso, basando la sua decisione su un diritto fondamentale, il diritto alla vita, l'articolo 21 della Costituzione, che secondo il giudice del Kerala voleva dire anche diritto ad una vita salubre. Aveva poi applicato il giudice un principio che è diffuso negli ordinamenti di common law, a quali l'India appartiene, il principio della doctrine of public trust. Il trust è un istituto tipico dei sistemi anglo-americani, per cui c'è il proprietario di un bene che ne dispone a favore di un altro soggetto che lo deve amministrare a vantaggio di un terzo soggetto. Ecco, per questa teoria il re, il governo, devono amministrare le risorse naturali a vantaggio della popolazione. Applicando questa teoria, il giudice aveva avvallato la decisione della Panchayat, l'aveva ritenuta legittima. Aveva poi anche fatto riferimento a quelle sentenze dei giudici dell'Ottocento inglesi ed americani che dicevano che si poteva prelevare solo un quantitativo di acqua ragionevole. Dopo però l'azienda è ricorsa in appello e la sentenza d'appello ha un pochino ribaltato la questione, perché i giudici della Corte d'Appello hanno detto che era contraddittoria la sentenza di primo grado, nel momento in cui, pur dicendo che bisognava consentire un prelievo di un quantitativo ragionevole, impediva all'azienda di effettuare qualsiasi prelievo. Naturalmente nel processo di appello si sono fatti sentire anche i rappresentanti dei sindacati, che si sono schierati non dalla parte degli ambientalisti ma per difendere i posti di lavoro. I giudici di appello hanno quindi richiamato quella teoria del quantitativo ragionevole, perché all'inizio dell'Ottocento i giudici inglesi dicevano che i proprietari rivieraschi potevano prelevare tutto quello che volevano, cioè dei fondi confinanti con i fiumi, per irrigare dai fiumi tutta l'acqua che volevano per irrigare i loro terreni. Ma poi nel corso dell'Ottocento si era invece diffusa l'idea, il principio per cui si poteva prelevare solo un quantitativo d'acqua ragionevole per permettere anche ai proprietari di terre non rivierasche di irrigare i loro fiumi. E appunto in base a questo principio poi i giudici d'appello hanno nominato una commissione di esperti in idrologia che hanno deciso qual è il quantitativo di acqua ragionevole che l'azienda potrebbe prelevare in condizioni però di monsone, perché in India ci sono le precipitazioni monsoniche durante l'estate, in condizioni però di monsone conforme, di precipitazioni monsoniche conformi alla media. Beh, vicende come queste forse però non andrebbero neanche poi forse decise nei tribunali. Adesso negli ultimi decenni prevale il concetto di responsabilità sociale di impresa, che è il concetto per cui le aziende, le società, non sono responsabili soltanto nei confronti dei loro investitori, ma nei confronti delle comunità che esistono sul territorio dove hanno i loro stabilimenti, i loro impianti. Per cui la responsabilità sociale delle aziende implica che vengano prese delle misure di carattere volontario per cercare di ridurre l'impatto ambientale e le conseguenze per le comunità che devono appunto coesistere con la presenza di impianti, di stabilimenti. Cioè un approccio pragmatico alla crescita sostenibile porta ad affiancare misure obbligatorie, anche penali, no, in materia di inquinamento, però a misure volontarie. In questo senso si inquadrano per esempio anche le certificazioni etiche che le aziende possono cercare di ottenere e che poi se le ottengono possono comunicare di avere ottenuto. Anche l'azienda che abbiamo citato intraprende delle iniziative nel senso della responsabilità sociale di impresa, per esempio per sfruttare meno acqua, per rendere i processi produttivi più
più efficienti. Nel 2013 è stato introdotto una norma, è stato riformato il diritto societario indiano ed è stata introdotta una norma che ha previsto che le aziende che raggiungono una certa soglia di fatturato hanno proprio l'obbligo di destinare una parte dei loro ricavi alla responsabilità sociale di impresa. Comunque, ritornando al nostro excursus storico, abbiamo visto quindi negli anni 90 questo fenomeno dei partiti minori, dei partiti più piccoli, che però hanno sempre acquisito peso, più peso, e sono diventati decisivi nelle alleanze di governo, nelle coalizioni che si devono formare. Questo sembrava vero fino al 2014, perché poi il BJP ha ottenuto una tale maggioranza che i partiti della sua coalizione sono sembrati un po' in ombra nel 2014. Nelle ultime elezioni statali però mi sembra che invece riaffiorino e continuino il loro percorso e ad affermare la loro presenza. E poi cosa è successo? Nel 1998 è andato per la prima volta al potere il Bharatiya Janata Party, il Partito Popolare Indiano, con un'alleanza, però è un'alleanza formata da più di 20 partiti. Primo ministro è stato Vaipaiyee, un esponente dell'ala moderata del BJP. Governo che poi nel 99 poi si è dovuto fare un altro governo, nel 2004 poi ci sono state nuove elezioni e ci sono stati sia nel 2004 e poi nel 2009 due governi sostenuti dalla United Progressive Alliance, cioè dal congresso e dai partiti che si sono alleati con il congresso, tra cui c'è quel Bahujan Samaj Party che abbiamo citato, che rappresenta le istanze dei cosiddetti ex intoccabili, il cui simbolo è un elefante, e anche il Samajwadi Party, che anche quello è un partito di sinistra, che rappresenta le istanze delle other backward classes, di ceti agrari che costituiscono le other backward classes, il loro simbolo è una bicicletta, e sono stati al governo nel 2004 e nel 2009. Intanto presidente del congresso era diventata Sonia Gandhi. Sonia Gandhi è la vedova di Rajiv, una signora di origine italiana. Avrebbe anche potuto ricoprire la carica di primo ministro, perché la Costituzione non prevede che, non è come il Presidente degli Stati Uniti d'America, che mi sembra debba essere un natural born citizen, non è così per la Costituzione indiana. Però il Congresso, forse Sonia Gandhi stessa, ha preferito che la carica di primo ministro venisse affidata ad un economista di fama mondiale, Manmohan Singh, che era stato ministro delle finanze nel governo Rao nel 91, quello che ha introdotto le riforme in senso neoliberista. Manmohan Singh quindi è stato appunto primo ministro per due mandati elettorali. Ho letto che forse è stato un uomo con più responsabilità che potere, perché il potere rimaneva di fatto nelle mani del partito, del congresso. Volevo adesso ripercorrere quelli che sono stati i provvedimenti, le iniziative più significative del congresso, quando della United Progressive Alliance, quando era al potere. Nel 2005, per esempio, è stato emanato un atto legislativo, una legge per la trasparenza degli atti amministrativi, che è risultata importante per garantire appunto l'accesso degli atti amministrativi e cercare un po' di ridurre il fenomeno della corruzione, che non è solo un problema comunque dell'India. Un altro provvedimento legislativo importante è stato il Rural Employment Guarantee Act, che è una misura per la lotta alla povertà, che prevede che agli abitanti delle zone rurali, se ne fanno richiesta, vengano dati 100 giorni di lavoro all'anno, lavori socialmente utili, lavori per esempio per la costruzione di opere pubbliche. Si tratta di lavoro
pagato nel rispetto dei minimi salariali e tassato. Viene concesso a chi ne faccia richiesta, non va il governo indiano a cercare i poveri, viene dato a chi ne fa richiesta. Non è che glielo si dà se ha un certo reddito o meno, c'è un po' il principio dell'autoselezione, per cui chi ha già un lavoro non farà richiesta in quel senso. Molte donne hanno fruito di questa misura e sono state orgogliose di svolgere un lavoro dato loro dal governo. È un provvedimento di lotta alla povertà molto diverso da un trasferimento di denaro contante su una carta di credito o su un bancomat. Penso per esempio a Bolsa Famiglia, l'iniziativa, il programma che è stato introdotto in Brasile, che non prevedeva solo quello, ma prevedeva anche un trasferimento di contante su una targhetta, su una carta di credito. Ecco, il National Employment Guarantee Act è invece un provvedimento diverso con il quale viene assegnato un lavoro. Un altro provvedimento legislativo che mi sembra importante, che è stato introdotto nel 2010, è stato il Right to Education Act, un provvedimento per favorire il diritto all'istruzione. Il diritto all'istruzione, quando è stata emanata la Costituzione nel 1950, era soltanto una norma programmatica, perché non c'erano le strutture, perché davvero tutti gli stati, tutti i comuni potessero avere scuole che garantissero l'istruzione pubblica ai minori. Però poi negli anni 90, alla fine degli anni 90, anche grazie appunto all'impegno di certe organizzazioni non governative a tutela dei minori, è diventato un diritto fondamentale. È diventato l'articolo 21A. Però è stato soltanto con questo provvedimento legislativo che si è introdotto nel 2010 che si è dato impulso e realizzazione alla materia. È stata poi decisiva una sentenza della Corte Suprema che ha imposto a tutti gli istituti scolastici statali di dare un pasto nutriente una volta al giorno ai bambini che frequentano le scuole. È stato decisivo perché permette di ridurre l'abbandono scolastico, cioè così le famiglie mandano a scuola i bambini. Anche qui non è che si decide che può fruire della mensa scolastica chi ha un reddito al di sotto di una certa soglia, perché i benestanti mandano i loro figli in scuole private, quindi tutti i bambini che frequentano le scuole statali fruiscono di questa possibilità di avere un pasto nutriente al giorno. Poi è stato emanato un provvedimento legislativo per la sicurezza alimentare, cioè per consentire attraverso sussidi, attraverso prezzi agevolati, perché il problema della denutrizione era un problema dell'India, per consentire appunto l'accesso al cibo. Questo è successo nel 2013. Nel 2013 poi è stata varata una complessa legislazione a tutela delle lavoratrici donne per prevenire la molestia sessuale sui luoghi di lavoro. È stata varata in seguito alle raccomandazioni che avevano fatto i sindacati confederati. Adesso in India non basta per essere appunto regolari che non ci siano casi di molestia sessuale per il datore di lavoro nella propria azienda. Deve mettere in atto delle misure preventive, cioè deve nominare ad esempio un comitato che possa indagare se c'è una denuncia in quel senso. Deve indicare le persone che possono accompagnare la lavoratrice, è solo per le donne la normativa, la lavoratrice davanti all'autorità qualora sia stato commesso un reato, se appunto occorre sporgere denuncia. Nel maggio 2014 però la situazione politica si è ribaltata, perché dopo una campagna elettorale spettacolare in cui in particolare Narendra Modi, che era il candidato a primo ministro del BJP, ha fatto ampio uso della tecnologia, appariva attraverso la tecnica degli ologrammi in più villaggi contemporaneamente, faceva anche 40 comizi al giorno,
la vittoria che ha riportato il BJP è stata particolarmente, insomma, 336 seggi BJP e la sua alleanza su 543 nella Lok Sabha. Narendra Modi viene da una famiglia umile che appartiene a quelle che abbiamo citato, le other backward classes. Vendeva tè sui treni, è una cosa di cui ha parlato spesso nelle interviste. Era stato primo ministro per diversi mandati dello stato del Gujarat dal 2002, prima di diventare primo ministro della nazione indiana. Nel 2002 però si erano verificati dei fatti violenti dopo pochi mesi dal suo insediamento a primo ministro, perché negli anni 90 in una località dell'Uttar Pradesh che si chiama Ayodhya era stata distrutta dai militanti hindu una moschea, perché ritenevano che in quel luogo fosse nato il Dio Ram e volevano, e vogliono ancora, edificare un tempio in quel luogo. La questione però era poi degenerata e aveva portato a delle violenze terribili di carattere intercomunitario, cioè a danno della comunità musulmana. Nel 2002 c'era un treno con dei pellegrini che tornavano dal sito di Ayodhya. Sono scoppiati alla stazione nella località di Godhra, nel Gujarat, alcuni tafferugli che poi l'autorità non è riuscita a contenere, e insomma sono scoppiate di nuovo delle violenze di carattere comunitario che hanno determinato la morte di molte persone. L'opposizione, il congresso, gli esponenti del congresso dicevano che l'autorità, il governo, non era stato in grado di, o forse non aveva voluto, contenere queste violenze. La commissione, però nominata dalla Corte Suprema, ha giudicato Narendra Modi non responsabile per questi fatti. L'amministrazione Bush, però, nel 2003 gli ha negato il visto a entrare negli Stati Uniti. Nel 2005 invece nel Regno Unito è andato, faceva questi viaggi per promuovere gli investimenti nel suo stato, in Gujarat, gli investimenti esteri in Gujarat. Però nel 2005 nel Regno Unito non gli si è fatto incontrare nessun esponente del governo. Sono poi però seguite molte visite ufficiali e poi tornato, è andato anche da Theresa May adesso nell'aprile del 2018. Dopo magari vediamo uno spezzone della visita invece del 2015, del discorso che ha fatto davanti al Parlamento britannico Narendra Modi. Ho scelto quello perché lì ha parlato in inglese, mentre di solito i comizi li fa in lingua hindi, in quasi tutti gli stati di lingua hindi. Nel Tamil Nadu, per esempio, no, parla in inglese anche Narendra Modi quando fa i comizi, perché è uno stato di lingua non hindi. Comunque, anche il presidente Obama, quando è andato in visita ufficiale in India nel 2015, ha raccomandato al presidente Modi la tolleranza religiosa come valore, importante, come valore, da promuovere. Quali sono i punti un pochino dell'ideologia, del BJP, del governo del BJP? Beh, l'India viene promossa e presentata dal primo ministro nei suoi viaggi all'estero, basandosi molto sull'idea della globalizzazione, della modernizzazione, della digitalizzazione, tutti elementi che piacciono molto alla middle class urbana che costituisce la core constituency del BJP. Viene poi promossa attraverso delle iniziative, il brand India viene promosso, delle iniziative come Make in India, Skill India, Startup India, per attrarre il più possibile gli investimenti esteri. Il primo ministro ha fatto molti viaggi all'estero per attrarre investimenti. Quali sono stati comunque i maggiori provvedimenti legislativi oppure le iniziative
appunto avviate dal governo del BJP. Beh, a parte molti provvedimenti legislativi che ci sono stati in diversi stati che riguardano il divieto di macellazione della carne bovina, adesso nella maggioranza degli stati indiani è proibita la macellazione della carne bovina. Questo è sia per realizzare un principio di benessere animale, ma è anche in linea con il sentimento degli Hindu, per cui la vacca è sacra, no? Era comunque previsto nella Costituzione che venissero promosse delle riforme a tutela della vacca tra le norme programmatiche. Però a parte appunto queste legislazioni che poi sono differenziate da stato a stato, perché in certi stati con il certificato veterinario quando l'animale ha raggiunto una certa età è possibile la macellazione, mi sembra pure possibile darlo in pasto a degli animali selvatici, in altri stati no, non è ammesso. Quali sono stati poi gli altri provvedimenti? Beh, nel 2017 l'India ha ratificato la Convenzione internazionale che proibisce il lavoro infantile, la Convenzione della International Labour Organization. È una violazione dei diritti umani di cui si erano verificati dei casi in India che avevano visto anche coinvolte delle multinazionali. Adesso l'India si espone agli ispettori dell'International Labour Organization che vanno a verificare che non ci sia effettivamente questo fenomeno. Poi del discorso che facevamo prima della tutela della lavoratrice donna, della parità tra uomo e donna, c'è stata un'iniziativa, un provvedimento legislativo che ha portato a 26 le settimane per il congedo di maternità. In Italia adesso sono 5 mesi obbligatori, no? Di cui si può fruire adesso uno oppure due prima del parto, poi ci sono altri 6 mesi facoltativi. La Comunità Europea ha dato un limite di almeno 12 settimane. Paesi europei hanno legislazioni differenziate, mi sembra che per esempio la Danimarca abbia addirittura 52 settimane di congedo per maternità e non so se poi sia una misura così a tutela della lavoratrice quella di fare in modo che il governo paghi la lavoratrice donna perché si assenti, perché stia al di fuori del mondo produttivo per un periodo così prolungato di tempo. Comunque in India adesso sono previste 26 settimane, quindi come nel Regno Unito. Ci sono molte leggi a tutela della lavoratrice donna. Apparentemente sembrerebbe una situazione che assicura tutti i diritti. Cioè già negli anni 70 c'era stata una legge per assicurare eguaglianza dal punto di vista salariale per uomini e donne a parità di condizioni lavorative, come è stato un po' anche nella comunità europea, non nella stessa epoca. Poi però molte donne in India lavorano nel cosiddetto settore informale e quindi non fruiscono in realtà dei diritti che hanno, a volte non ne sono neanche consapevoli. Un altro provvedimento che sta portando avanti il BJP e che finirà, un programma che finirà a dicembre di quest'anno, è stata l'elettrificazione, cioè portare la corrente elettrica in molte zone rurali e poi concedere a un prezzo basso oppure addirittura senza costi l'elettricità. Decide però il governo coloro che possono fruire in base all'ultimo censimento, coloro che per reddito possono fruire appunto dell'elettricità a costi bassi oppure addirittura a costo zero. Negli ultimi giorni, proprio in queste ultime settimane, si sono tenute le elezioni in diversi stati indiani. Nel 28 novembre del 2018 si sono tenute le elezioni nello stato del Mizoram. È uno stato che prima, ecco, sono quegli stati oltre il cosiddetto collo di pollo, no? Perché vedete che c'è una lingua di pochi chilometri di territorio. Il Mizoram è uno stato di 10 milioni di abitanti che esprime soltanto un seggio per
la Lok Sabha. Quello che volevo vedere era qualche secondo del comizio che ha fatto Rahul Gandhi in Mizoram, in inglese, perché in Mizoram si parla una lingua sino-tibetana, la lingua Miso, che non è ancora prevista tra le lingue ufficiali della Costituzione, che adesso sono 22. Perché una lingua venga inserita nell'elenco delle lingue ufficiali previste dalla Costituzione? Non basta che sia parlata da milioni di persone, occorre che abbia anche una dignità letteraria. Comunque, così tanto per vedere anche la faccia e poi per sentirlo in una lingua che c'è comprensibile, perché invece la maggior parte dei comizi avviene in lingua hindi. The expression of the different people of India. India. Possiamo vederlo forse. Ecco, c'è la traduzione poi nella lingua Miso man mano. The Congress Party says that India should be ruled by its people. Kandanglamnacho Congress chuan India rami mepui dugdanin akal torne kan titlat maya. Different ideas, different languages, different cultures, different people should be allowed to express themselves in this country. India rama sakor hang hang nam hang hang le ngai dan. Adesso poi chi è interessato può continuare a vederlo su YouTube. In realtà poi a me era sembrato convincente il comizio, però poi ha perso il congresso in Mizoram. Era al potere, ma questa volta ha perso. Ha vinto il Miso National Front, il cui simbolo è il muso di una tigre. Però si sono tenute le elezioni anche in stati più importanti, nel senso di stati con... che sono politicamente più importanti in questi giorni, e il congresso è ritornato al potere, ad esempio in Rajasthan, uno stato di lingua hindi particolarmente insomma abbastanza significativo, perché sono 68 milioni. E prima appunto c'era il BJP in Rajasthan. Adesso è ritornato al potere il congresso. È ritornato al potere anche in altri stati le cui elezioni si sono tenute in questi giorni. Per esempio in una lotta così proprio braccio a braccio con il BJP in Madhya Pradesh è ritornato al potere. Anche nello stato di Chhattisgarh, anche questo è uno stato nuovo che è stato fatto nel 2000, è ritornato al potere. In Madhya Pradesh ci sono 72 milioni di cittadini che esprimono 29 seggi per la Lok Sabha. In Chhattisgarh ce ne sono 25 milioni. Insomma, in questi stati è ritornato al potere il partito del congresso. Diciamo che queste elezioni statali sono state un po' le semifinali per quella che sarà l'elezione che ci sarà tra l'aprile e il maggio del 2019, no? Quella per la nomina della Camera Bassa, del nuovo Parlamento indiano per quanto riguarda la Camera Bassa. Le analisi politiche che ho letto ritengono che quello che sia avvenuto è che innanzitutto ci sia malcontento nei confronti del BJP per il fatto che non ha sviluppato, non ha assicurato abbastanza posti di lavoro. Cioè quel terziario così avanzato, quel business process outsourcing di cui l'India è una superpotenza anche nella produzione di software, di farmaci generici, ecco, non c'è solo il call center, però non ha prodotto abbastanza posti di lavoro, parrebbe. Quindi quegli accedin, quei buoni giorni che il primo ministro aveva promesso in campagna elettorale, non si sono poi realizzati. Una manovra molto coraggiosa che ha fatto Narendra Modi alla fine del 2016 per combattere il lavoro nero e la corruzione, che però forse non ha accontentato tutti, è stata la demonetizzazione,
Cioè, nel giro, in termini abbastanza repentini, la cosa non è stata annunciata prima, sono andate fuori corso le banconote da 500 e da 1000 rupie. E nei mesi antecedenti era stato possibile per tutti aprire un conto in banca a zero costi. Non è che poi quelle banconote non se ne potesse più fare niente, ma andavano depositate in banca, in modo che così diventavano accessibili per l'autorità fiscale. È stato un provvedimento abbastanza coraggioso, che ha però determinato malcontento anche in quei lavori del settore informale in cui in realtà gli scambi avvenivano col denaro contante. Ci sono poi stati dei fenomeni, ho letto, addirittura di persone che non ne hanno depositati in banca, hanno eliminato quelle banconote perché evidentemente erano i proventi di illeciti. Però anche piccoli lavoratori del settore informale, in realtà avevano un'economia che si basava sul contante, sull'uso del contante, e quindi la demonetizzazione ha avuto delle ripercussioni sulla vita di questi cittadini. È stata sicuramente una manovra particolarmente... Comunque adesso per vedere anche Narendra Modi, l'ultimo comizio che ha fatto in Tamil Nadu, ma è molto infarcito di pubblicità, quindi potremo vedere questo spezzone, pochi secondi, del discorso che ha fatto al Parlamento britannico. That is open and easy to work in a nation connected by cell phones. Digital India is transforming the interface between government and people. So, Mr. Speaker, with apologies to poet T.S. Eliot, we will not let the shadow fall between the idea and reality. If you visit India, you will experience the wind of change. It is reflected in the surge of investments from around the world, enhanced stability of our economy. In 190 million new bank accounts. Parla appunto di quei nuovi conti correnti bancari, sempre la promozione degli investimenti, dell'idea dell'India digitale. Appunto abbiamo, poi chi è interessato può vederlo, ci sono tanti altri discorsi in inglese, ci sono anche delle interviste, c'è l'intervista che gli ha fatto Karan Thapar nel quale ha cercato di confrontare il primo ministro sui fatti del Gujarat del 2002, ma il primo ministro è stata un'intervista molto, molto difficile, in cui l'intervistatore era molto insistente su quei fatti. L'intervista poi credo che sia stata interrotta. Comunque ci sono tanti discorsi in rete, sia in hindi che in inglese, anche fatti alle università americane. Un terzo player importante, secondo me, di cui sentiremo parlare nei prossimi anni è Arvind Kejriwal, che ha fondato nel 2012 l'Aam Aadmi Party, il partito dell'uomo comune. Lo scopo del partito è la lotta alla corruzione, il simbolo è una scopa. Nel 2014 si è presentato nel territorio di Delhi, aveva ottenuto una maggioranza non particolarmente consistente, ma aveva strappato il territorio di Delhi al congresso. Siccome però poi in Parlamento quella maggioranza che era appunto non era abbastanza consistente, non gli permetteva di far passare una certa legge che prevedesse delle misure contro la corruzione, poi quel governo è durato solo 52 giorni, solo 49 giorni mi sembra. Poi il territorio dello Stato di Delhi è stato messo sotto President Rule, cioè è una possibilità prevista nella Costituzione indiana per cui quando il dettato costituzionale non riesce a funzionare in un territorio o in uno Stato, è il potere centrale, è come se venisse un po' commissariato lo Stato, cioè che subentra al potere locale, al potere statale o al potere del territorio.
Dopo poco, però, come è previsto dalla legge che sia, sono state rifatte le elezioni e questa volta Arvind Kejriwal ha avuto una maggioranza consistente e adesso è al governo del territorio di Delhi. E sta promuovendo una fortissima campagna e molte misure per la prevenzione della corruzione. Non riesco a capire se si allierà col congresso. Non ha dichiarato anni fa che non l'avrebbe mai fatto, che non si sarebbe alleato. Non so se nelle prossime elezioni oppure nella prossima coalizione di governo potrebbe allearsi col congresso oppure no. Comunque Arvind Kejriwal, appunto con il suo partito dell'uomo qualunque, sarà un altro protagonista della scena politica indiana, in cui attualmente si fronteggiano Rahul Gandhi, presidente del congresso, esponente di una dinastia che ha dominato per tanti decenni la scena politica indiana, Narendra Modi, che è il candidato a primo ministro del BJP, e senz'altro saranno i due protagonisti della campagna elettorale dei prossimi mesi, che faranno molti comizi. I comizi sono già in corso dall'estate, ma comunque si intensificheranno. Poi alcuni stati anche eleggeranno il loro parlamento statale in contemporanea con le elezioni nazionali, per cui sarà una campagna elettorale questa molto, molto competitiva, che sarà appunto a tinte forti. Grazie. No, grazie a te, grazie. grazie mille. Abbiamo, come gli altri, abbiamo fatto un excursus, come dire, di grande profondità storica e quindi di grande impegno. Vediamo se ci sono domande. Ce n'è una che vorrei però cominciare, perché secondo me c'è un punto che ci dovreste aiutare a mettere a fuoco ulteriormente. Sono le caratteristiche del BJP. Cioè, perché io vorrei capire meglio questo punto. Quali sono le istanze? Perché, come dire, il BJP si è presentato, con, se non capisco male, come un partito a forte connotazione religiosa. La connotazione religiosa rimane un po' come in sottofondo, perché l'Election Commission, cioè la commissione che deve verificare la regolarità di tutti dei comizi, non permette che si utilizzino simboli religiosi, quindi non viene esplicitato l'elemento religioso in modo molto visibile, molto vistoso. Però senz'altro è il partito degli Hindu, della comunità Hindu. La differenziazione fra il partito del congresso e il BJP sta su quel punto. Certo, l'abbiamo sentito. Se no, come dire, si capisce il punto vero dell'asprezzo e dello scontro che c'è in India, cioè rispetto alla, se non capisco male, guarda, Lorenzo, mi affido completamente nelle tue mani, però cioè rispetto alla tradizione laica sostanzialmente del partito del congresso, la grande svolta presentata nel 99 dall'irruzione del BJP è, come dire, il fatto che, contravvenendo, come dire, all'ispirazione su cui sta fondata la Costituzione, si è affermato di fatto una forza che ha questo forte elemento identitario. Ecco, un elemento identitario, con un'identità religiosa. Mi sembra, appunto però non viene esplicitata, senz'altro anche tutti quei provvedimenti sul divieto di macellazione di carne bovina hanno un collegamento religioso e sono andati, perché poi chi erano i macellai, le comunità che si occupavano degli allevamenti, erano i musulmani, erano appartenenti alla comunità musulmana. Poi c'era stato anche il tentativo di vietare la vendita di animali nei mercati finalizzati alla macellazione, ma poi questo la Corte Suprema l'ha dichiarato illegittimo. L'elemento religioso però, devo dire, non è così appariscente, cioè come se fosse un po' in sottofondo. Narendra Modi continua a ripetere un po'
po' come un disco rotto, ma quello che ha detto anche al congresso negli Stati Uniti quando è andato in visita ufficiale nel 2016, cioè che per lui il libro sacro dell'India è la Costituzione indiana. Cioè, non è che ci sono proprio delle manifestazioni dichiarate dell'elemento religioso, però c'è senz'altro la percezione di considerare estranei coloro che non sono hindu e che non appartengono alla comunità hindu. I musulmani, uno degli elementi in comune con Trump, ho letto che sarebbe proprio l'avversità, l'avversione per i musulmani. Poi anche molto il favore per l'uso di Twitter, anche Narendra Modi utilizza molto la tecnologia, ha 44 milioni di follower sul suo account Twitter, perché in India appunto è molto diverso, cioè però che Narendra Modi viene da una famiglia umile, Trump no. Però ho letto appunto che questo sarebbe un elemento di comunanza. L'elemento religioso però non è così appariscente, cioè nei comizi e rimane un po' in sottofondo. Addirittura ho sentito un dibattito politico in cui si diceva, il candidato dell'opposizione del congresso diceva: per me non è un vero hindu perché non promuove l'inclusione. E invece gli hindu, la religione hindu promuove l'inclusione, Gandhi non si era mai convertito al cristianesimo proprio perché non gli piaceva il fatto che non accettassero l'inclusione di tutte le altre religioni, che si presentassero come una religione che voleva proporre un messaggio universale. Quindi l'elemento religioso rimane un po' in sottofondo, però senz'altro anche dei ministri del BJP sono stati coinvolti nella promozione di quell'idea della costruzione del tempio ad Ayodhya, che poi ha portato... L'elemento religioso rimane sempre presente, proprio anche nel settembre del 2018 in Kerala ci sono dei templi hindu dedicati ad Ayappa. Ayappa è una divinità figlia di Shiva e di Mohini, che è un avatar femminile di Vishnu, e ha fatto voto di celibato, di castità e quindi nei suoi templi, scusate, non è ammessa la presenza di donne in età fertili. Un'associazione però di giovani avvocati si è rivolta alla Corte Suprema per far riconoscere la possibilità anche a tutti, perché ne hanno fatto una questione non religiosa, ma di accesso ad un luogo pubblico di culto, e di garantire anche alle donne in età fertile di accedere ai tempi dedicati al culto di Ayappa in Kerala. L'autorità che ha il governo in Kerala, che è il Partito Comunista, che non è né il Congresso né il BJP, ha predisposto uno schieramento di forze dell'ordine molto consistente di 2000 persone per evitare disordini quando la sentenza veniva eseguita il giorno in settembre in cui appunto si dovevano aprire le porte dei templi a tutti, perché aveva paura che scoppiassero dei tafferugli, cioè che ci fossero dei disordini. È stato giudicato eccessivo l'imponente... l'esercito praticamente che hanno messo a disposizione sia dal BJP che dal congresso. Però appunto l'elemento religioso, pur essendo sempre presente, ma non affiora così tanto nei discorsi, nei comizi, mi sembra in maniera così appariscente, rimane un po' come un elemento di sottofondo che non viene così dichiarato. Per questo faccio un po' fatica a qualificarli proprio come partito religioso. Più che altro appunto apertamente promuove la crescita. Il Gujarat è cresciuto a ritmi esponenziali, più del resto del territorio dell'India quando c'era al governo Narendra Modi. Quindi misure che cerchino di favorire la crescita, gli investimenti esteri il più possibile. Ma l'elemento religioso mi sembra che non venga così dichiarato, senz'altro viene confrontato dai giornalisti su questo elemento, per esempio sui fatti del Gujarat del 2002, cioè
perché poi certe dichiarazioni non sono piaciute riguardo a quei fatti che sono accaduti, non sono state abbastanza convincenti per la stampa indiana, non si è fatto abbastanza sostenitore della situazione delle vittime di quei fatti. Ha detto che è come quando un cucciolo muore in un incidente stradale, questo non è piaciuto, è stato un paragone che non è stato apprezzato dalla stampa, perché appunto sono stati fatti molto gravi dove sono morte tante persone, sono poi anche ci sono state delle condanne per quei fatti, non è che però appunto è un elemento che rimane un pochino da percepire, percepibile, ma un po' in sottofondo. Prego. Sento parlare ultimamente del problema della svalutazione della rupia, che sembra, non so quanto è vero, che negli ultimi 6 mesi sia diminuita di un 20% almeno. Ne sappia qualcosa o è legato a qualche cosa, per esempio per il discorso dei dazi, del problema dei dazi, eccetera, o no? Forse per favorire le esportazioni, non adesso non so bene con precisione. Negli ultimi giorni si è dimesso il presidente della Reserve Bank of India perché non era d'accordo col governo su certe politiche monetarie, ed è stato un fatto che ha suscitato forte clamore perché è stato sostituito. Non so se sia una svalutazione che viene incoraggiata per favorire il massimo livello di esportazioni, perché l'industria manifatturiera indiana non è così potente lì, non è proprio una superpotenza ancora, è più nel settore dei servizi e poi in certe manifatture particolari come la produzione per esempio di farmaci generici. Questo anche grazie a delle politiche legislative che hanno permesso all'India di produrre farmaci generici anche dopo l'adesione completa all'Organizzazione per il Commercio Mondiale. Non so adesso se la svalutazione sia collegata soltanto alle politiche monetarie oppure se sia un fatto di mancata credibilità dell'India sul piano internazionale, o forse di instabilità perché appunto ci sono state sulla scena politica ci sono dei cambiamenti e siamo in prossimità di nuove elezioni. Prego. Di ambiente e di agricoltura, ma la Green Revolution che fine ha fatto? Cioè, perché si sono sentite voci abbastanza critiche a questo proposito, sono fondate o? Beh, sicuramente il malcontento dei ceti agrari ha portato in Rajasthan probabilmente alla vittoria del congresso e alla debacle del BJP nelle ultime elezioni. Hanno trascurato molto, pare, i ceti agrari. E la Green Revolution, ho letto che Indira Gandhi, anche quando aveva abbastanza consenso popolare, non era mai stata abbastanza decisa nell'introduzione di quelle riforme. Anche lei, come Nehru, aveva cercato di limitare i grandi latifondi e di distribuire le terre. Erano operazioni che non erano mai facili. Non c'è stato proprio un pieno successo. Il settore dell'agricoltura e il settore dell'industria manifatturiera non sono mai emersi tanto quanto quello del terziario, che poi è emerso così tanto negli anni 90. Perché probabilmente le politiche non erano mai sufficienti, non erano mai abbastanza coraggiose per il sostegno dell'agricoltura, però senz'altro aveva introdotto queste misure per cercare, anche Nehru, l'idea era quella del collective farming, cioè un po' l'idea socialista di cercare di distribuire la terra e di darla a coloro che la coltivavano.
Indira Gandhi, appunto, più che altro mi sembra che fosse per consentire l'accesso alle macchine agricole, alle sementi, ai fertilizzanti, ai pesticidi, agli insetticidi, che però sono decisivi in agricoltura. Poi eravamo negli anni 70, non c'erano, non si erano diffuse le idee che si sono diffuse oggi riguardo a questi prodotti. Grazie, prego. Prego, prego. Faccia la cortesia. Il microfono per le registrazioni. Sì, volevo sapere quali sono le linee di tensione, cioè, non so, per esempio il tema delle disuguaglianze, se è molto sentito. Beh, quali sì, sono, diciamo, i potenziali situazioni di conflitto che ci sono in India? Il tema delle disuguaglianze senz'altro è molto sentito, perché c'è una forte polemica. Nel 2006 si è di nuovo cercato di introdurre delle azioni di discriminazione positiva che coinvolgessero anche istituti universitari come l'Indian Institute of Technology e anche le facoltà di medicina. I medici hanno manifestato in camice bianco con lo stetoscopio al collo, perché vedono queste politiche come contrastanti col principio della meritocrazia. Quindi quello continua a suscitare un forte dibattito. La politica settaria che si basa sull'appartenenza a una casta è una cosa vista male da alcuni. Poi ci sono tensioni, possono esplodere tensioni di carattere intercomunitario, però l'India, come diceva Nehru, il motto di Nehru era unità nella diversità, è una nazione dove ci sono molte religioni, si parlano più di 1000 lingue, adesso ci sono 29 stati. Quando una popolazione si fa avanti con delle istanze di autonomia, gli viene magari concesso amministrativamente di creare un nuovo stato, oppure la lingua viene accolta tra le lingue ufficiali della Costituzione. Ci sono continue proposte di istanze di maggiore autonomia. Comunque il problema delle disuguaglianze è senz'altro, il problema della povertà è senz'altro uno dei più sentiti. Questo NREGA, questo National Rural Employment Guarantee Act, che è stato introdotto, che è continuato e anche nel governo che adesso è al potere, è stato una proposta particolarmente consistente per cercare di fronteggiare la povertà, appunto quella di distribuire su richiesta però del lavoro. È stato un provvedimento al quale anche altri paesi potrebbero guardare come modello. Anche in Italia alla fine degli anni 90 c'era stata quella legge sui lavori socialmente utili, no? È stato un po' però a livello molto massiccio, un po' quel tipo di provvedimento, cioè dare del lavoro, 100 giorni di lavoro pagato a coloro che ne fanno richiesta, che sono abitanti delle zone rurali, non ha coinvolto i cittadini delle zone urbane. Una cosa velocissima, io ero in India quando c'è stato il blocco la demonetizzazione, e quindi ho perso un disastro, nel senso che da un giorno all'altro le autostrade non facevano più pagare i dazi, cioè non si poteva più pagare niente. Noi fortunatamente turisti riuscivamo a prendere i soldi in albergo, mentre invece c'erano delle code bibliche ai banche. Ci davano i tagli da 2000 rupie. Con queste 2000 rupie, perché poi sono state introdotte le banconote, ogni volta che si pagava ci davano un resto di tanto monete, così, per cui erano disperati. Questo è uno. Secondo, io ho letto recentemente un articolo invece sulla politica culturale del BJP. In alcuni stati addirittura ci sono dei nuovi testi di storia dove viene chiaramente rivalutato tutto quella che è la storia antecedente ai musulmani, per cui viene, poi c'è un buco e diciamo anche nel periodo musulmano dei Mughal vengono praticamente esaltati questi regnanti che ci sono stati magari in alcuni stati, Maharashtra, dove bene o male il concetto dell'Hindu è come ancora il concetto di dire noi siamo i veri indiani, gli altri sono arrivati e in realtà non sono indiani. E questo c'è una revisione della storia, diciamo, una revisione della storia che
molto profonda, ecco, da sì. Sì, addirittura appunto l'idea di sostenere che fossero la comunità autoctona, coloro che parlavano sanscrito, che poi hanno sviluppato quella religione che è stata poi definita induismo, che fossero gli unici abitanti originari dell'India, che fossero la comunità autoctona, certo quello è perfettamente in linea con queste istanze un po' di revisione della storia. Ci sono stati anche degli intellettuali che hanno restituito i premi letterari perché si oppongono alle politiche culturali del BJP, e non è che sono tutti d'accordo. La demonetizzazione sì, ha creato moltissimi problemi, lo scopo era quello di limitare la corruzione e il lavoro nero. So che poi ci sono state quelle code interminabili davanti alle banche, un disastro completo, però da quel punto di vista, però lo scopo del provvedimento era quello di limitare appunto la corruzione e il lavoro nero, e certe persone hanno addirittura preferito dare fuoco alle banconote che non avevano più valore per non andarle a depositare in banca, evidentemente non... erano il frutto di proventi di atti illeciti, oppure hanno preferito sottrarle all'autorità fiscale. Insomma, nel 2017 le elezioni che si sono tenute in Uttar Pradesh, che hanno visto una vittoria così schiacciante del BJP, è stato detto che sono state un referendum per la demonetizzazione, cioè era come se la popolazione dell'Uttar Pradesh, che è così consistente perché sono 200 milioni, avesse approvato. Poi però le cose sono cambiate, perché già dalla fine dell'anno, dopo ci sono state nel 2017 le elezioni in Gujarat, e il BJP mi sembra che sì, è dato la maggioranza ma più contenuta, e poi le ultime elezioni statali hanno visto invece un avvicendamento, quindi era stato, si vede... E ho letto che soprattutto in Rajasthan sono stati probabilmente i ceti agrari che si sono sentiti trascurati, non sono stati in grado di dare abbastanza posti di lavoro, e quindi è questo che ha portato al fallimento poi, per cui non hanno rivotato il BJP ma hanno fatto una scelta diversa. Altre domande? Bene, ci siamo immersi in questo immenso subcontinente, ma in realtà un immenso continente, perché siamo immersi in questa complessità, varietà di cose. Benissimo. Grazie a voi. Open and inclusive.